parlare, insomma, del gruppo, della difficoltà del momento e di come si è cementato questo gruppo in questo periodo. No, mezzo dei ragazzi, diciamo, di tutti quelli che lavorano intorno ai ragazzi, all'interno della Continassa, comunque c'è un gruppo di persone che al di là, oltre ai giocatori, ai magazzinieri, a tutti quelli che compongono, diciamo, le persone che lavorano e che andiamo a giocare le partite, sono tutti a disposizione e ci mettono le condizioni migliori per far bene. I ragazzi comunque stanno crescendo, bisogna ancora migliorare, se abbiamo commesso qualche errore, e soprattutto ci sono dei momenti della partita dove bisogna capire meglio, come nell'ultimo cross, dove Pajarin ha fatto due parate decisive, importanti, bisognava capire e percepire più velocemente il pericolo. Ecco, come era successo con il Friburgo, andate a giocarvi la partita di ritorno, come ha detto lei, l'importante è avere anche un minimo vantaggio. Oggi lo Sporting ha dimostrato di essere una squadra temibile, come aveva detto anche alla vigilia. Nella seconda parte del primo tempo avete avuto qualche difficoltà, però vi siete compattati bene, insomma, anche alla fine quando ha cambiato, ha tenuto in campo Chiesa fino alla fine, che ha dato qualche risposta importante, anche se ogni tanto si perdeva la marcatura. Però, insomma, è stata una Juventus che ha cambiato volto tante volte ed è riuscita a portare a casa un risultato importante. No, io credo che il secondo tempo abbia fatto meglio quando poi siamo messi con i tre centrocampisti che sicuramente abbiamo trovato più geometrie, abbiamo dato più ampiezza. Il primo tempo abbiamo sbagliato molto, loro hanno corso molto, hanno pressato molto, loro sono calati. Nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli, poi dopo, mancando un po' gli esterni, mi sono dovuto un pochino adattare, perché comunque Anghi aveva corso molto, Locatelli ha chiesto il cambio, e in quel momento lì mi sono messo con quattro centrocampisti, era normale che eravamo un pochino in difficoltà. Poi loro sono una squadra tecnica che ci ha creato delle situazioni favorevoli, però direi che c'è da fare complimenti ai ragazzi, comunque hanno fatto una bella partita, non era semplice tornare alla vittoria e non subire gol. Una curiosità velocissima, che è successo con Paredes? Aveva perso la maglia. No, stavo facendo il cambio in Miretti, poi mi ha chiesto il cambio a Locatelli, ha dovuto cambiare due, e in quel momento lì Paredes aveva già andato via la maglia perché pensava ormai di non entrare più, quindi c'è stato, direi, un momento in cui la partita si è fermata, però diciamo che è stato anche un bene. Leo, Bergomi. Sì, Max, mi concentrerei sul centrocampo, no? Perché oggi hai giocato con i tre attaccanti. Voglio capire da te se sei soddisfatto, se si può continuare con questo tipo di sistema, oppure, come dicevi tu, nel secondo tempo con i tre centrocampisti la squadra è andata meglio. Perché Locatelli, che sta giocando molto bene, è andato un po' in difficoltà proprio fisica. Magari coprire il campo con due centrocampisti è un po' più difficile. Guarda, io dico sempre che il calcio non è un'equazione matematica e quindi stasera ho deciso di mettermi con i tre davanti. Sicuramente spesso rimanevamo oltre la linea della palla e questo crea delle difficoltà, soprattutto contro una squadra forte come lo Sporting che ti palleggia vicino all'area. Dall'altra parte bisognava far meglio nel primo tempo nelle situazioni che abbiamo avuto nell'ultimo passaggio, abbiamo sbagliati tanti e nello sviluppo del gioco. Stasera è andata così, con la Lazio, con i tre attaccanti avevamo fatto molto bene in casa, e quindi magari domenica lo riproporrò, magari togliendo un difensore. Io credo che dovrò scegliere soprattutto per dare equilibrio alla squadra. È normale che accanto a uno ci vuole uno con certi tipi di caratteristiche, accanto a un altro ci vuole un altro con certi tipi di caratteristiche, altrimenti perdiamo equilibrio. E poi dopo rischiamo di perdere le certezze che comunque ci hanno portato fino a questo momento della stagione. Alessandro Del Piero. Ciao Max, Ciao Alex. al di là della bella vittoria per 1-0, che tutti hanno paura di dirti, no? Questa vittoria per 1-0, che invece secondo me ha un grande valore. Io credo che in questa vittoria, dove sicuramente siete andati sotto sul possesso palla e sulle occasioni da rete, avete dimostrato anche tante altre qualità. E tu hai fatto i complimenti ai ragazzi, però credo che anche in questo contesto i complimenti vanno anche a te e al tuo gruppo, se una squadra anche in determinate condizioni ci crede fino alla fine, ha grande fiducia nel proprio compagno e poi la scena finale, quello un po' l'emblema che abbiamo voluto sottolineare, arrivano Perin e Szczęsny abbracciati per dire guarda,
noi abbiamo raccolto un momento tutti quanti di difficoltà e abbiamo cercato di trasformarlo in positività, che è tutta l'annata della Juventus di quest'anno anche fuori dal campo. In questo contesto, ecco, diciamo così, dove pensi di aver dato più effetto con le tue parole, con le tue mosse, con le tue scelte, pensando anche a Gatti che era stato criticato e messo fuori da te dopo l'inizio, o alla crescita di Fagioli e Miretti? Cioè, dov'è che secondo te in questo sei riuscito a dare il valore aggiunto? Ma no, guarda Alex, non è che mi fa complimenti per conto mio, che innanzitutto non piace. Io credo che non è una stagione facile, i ragazzi, come sai meglio di me, vanno aspettati, bisogna farli crescere, ci sono momenti che sembrano bravi e dopo hanno un mese in cui sembra che non abbiano mai giocato a calcio, perché comunque a livello mentale tenere la pressione, giocare nella Juve non è facile una volta ogni 3 giorni. Gatti su questo, dopo un momento di difficoltà, ha talmente tanta energia e tanta voglia, soprattutto è uno che è una spugna, apprende molto e credo che abbia anche ancora margine di miglioramento nella fase di possesso. Stasera è chiusa la partita, noi abbiamo un obiettivo importante, abbiamo l'Atalanta a 4 punti, quindi il nostro prossimo obiettivo è mirare l'Atalanta, che questo ci consentirebbe di cercare di raggiungere l'Atalanta e vuol dire fare dei punti per consolidare quello che è la seconda posizione del campionato. Bisogna darsi questi tipi di obiettivi, i ragazzi sono stati molto bravi a crederci e bisogna crederci ancora di più, perché dopo alla fine gli ho chiesto che comunque a tutto il gruppo di lavoro sono loro che ci devono dare delle soddisfazioni, come hanno fatto stasera, e lo stanno facendo nel migliore dei modi. Io credo che alla fine nel calcio conta la tecnica, contano tante cose, ma conta la cosa più importante è il valore morale che ogni ragazzo e ogni squadra deve avere per raggiungere risultati importanti, perché senza quei valori lì, il valore morale, il cuore, la passione che metti dentro il campo, non vai da nessuna parte, e questo i ragazzi fino a questo momento hanno fatto e non dobbiamo assolutamente accontentarci, perché domenica dobbiamo andare a Sassuolo e cercare di portare a casa 3 punti contro una squadra forte e soprattutto riprendere il cammino al campionato. Grazie, complimenti, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Juventus per le prossime partite. Caro Mattia, quindi chiediglielo anche tu, visto che ce l'hai vicino. Buonasera. Mattia. È la prima cosa che ho chiesto quando sono tornato nello spogliatoio. Perché l'abbiamo visto in lacrime, ci siamo preoccupati, Francesco. Un po' di ansia, ma abbiamo appena fatto tutti i controlli e è tutto a posto. La verità è che l'ho visto Mattia molto bene in allenamento e mi sono stancato, e di conseguenza Mattia ha fatto un doppio miracolo al 90°, quindi complimenti a lui. Quel momento lì abbiamo visto le lacrime, è stato molto difficile. È paura, sai, è una cosa che non mi è mai successo, facevo fatica anche a respirare, quindi un po' di ansia, un po' di paura. Ora sto molto meglio, però. Ti vediamo e ti sentiamo. Hai fatto i complimenti a Mattia? Semplice, l'hanno tirato addosso. come dice lui, bisogna essere bravi a farsi tirare addosso. Sì, bravo. No, gli ho fatto complimenti anche perché è un ragazzo d'oro che lavora molto bene, non si lamenta mai. Abbiamo un bel gruppo insieme, abbiamo anche con Carlo. Peccato che non è entrato neanche lui, perché faceva un altro miracolo anche lui, ma sì, mi sono molto molto contento per Mattia. Grazie, complimenti. Peccato che Chesney e Francesco non ci senta. Io volevo far parlare Alessandro Del Piero, non abbiamo in studio Mattia. Combiniamo. Vediamo se riusciamo a mettere un altro. Sì, arriva. Dai. Perché così poi Alessandro, insomma, io non so quante squadre, possono avere una coppia di portieri così, no? Perché, insomma, oggi come oggi avere un secondo, tra virgolette secondo, all'altezza di Mattia Perin fa tutta la differenza del mondo, ragazzi, questa è una coppia di primissimo livello. Più che altro hanno dimostrato che anche se cambi i fattori, il risultato non cambia, quindi devo dire che sono stati eccezionali, perché anche nel primo tempo lo Sporting, dobbiamo dire, ha avuto delle occasioni dove Sesni è stato eccezionale, ancora come ha dimostrato spesso in questi anni. Quello che mi piace sottolineare, al di là della loro bravura, che l'hanno dimostrata in campo, la dimostrano spesso, è questa immagine, perché come spesso è stato detto in passato,
la Juve sta passando, inutile negarlo, un momento molto particolare, colpevole, non colpevole, possiamo dire quello che vogliamo, ma sta passando un momento particolare e i giocatori, essendoci io passato nel 2006 per altri motivi, i giocatori sono quelli che ne sentono di più, sono quelli che poi sono chiamati a performare in campo e quindi vederli insieme con questo sorriso, con questa unione, vedere Gatti che è stato un giocatore fondamentale per l'entusiasmo con cui gioca in campo, per la gioia con cui festeggia un intervento difensivo e vederlo segnare, penso che sono tutti questi elementi che fanno la differenza oggi di questa squadra, perché altrimenti la partita di stasera obiettivamente era un pareggio, se non addirittura una sconfitta. Invece la loro bravura e la loro unione, questo gli va dato merito a tutti, e il portiere è un ruolo fondamentale, loro lo sanno bene. Hanno un grande senso di responsabilità. Io non ho particolari domande, se non fai. No, però è molto interessante, Alex, quello che dici. Prendo l'assist per chiedervi proprio questo, ragazzi: cioè come state vivendo la stagione, che è una stagione subiudice, una stagione particolare, cioè che cosa vi arriva, quanto è difficile affrontarla. Grazie Alessandro per le bellissime parole che hai detto, ma credo che si veda anche in campo che quello che lega noi, che ho detto anche in un'intervista, è tra noi portieri c'è una sinergia incredibile e ognuno, anche Pinzo, soprattutto Pinzo aiuta a tirare, a elevare il livello dell'altro. Secondo me ci miglioriamo a vicenda perché siamo seri, credo che siamo professionisti, quando c'è da scherzare siamo i primi burloni, però in momenti di serietà siamo i primi a fare seri, ma la sinergia che lega questo gruppo di portieri è uguale nel gruppo squadra. Sicuramente siamo stati, secondo me, eccezionali nella difficile difficoltà che tutti ormai sappiamo, siamo stati bravi a non cadere in vittimismi o in finti alibi, anzi abbiamo, secondo me, girato l'energia negativa che c'era in quel periodo a nostro favore. Quindi secondo me abbiamo dimostrato di essere una squadra di uomini, dobbiamo continuare a farlo e niente, sappiamo che per la partita di oggi è finito tra virgolette solo il primo tempo, possiamo essere felici ma non si può ancora esultare. Cioè, non ti fa parlare, vuole parlare solo per il... No, sono partito io. Non fa parlare, io sono solo bello. Allora ragazzi, posso dirvi, farvi complimenti per questa immagine che ci avete regalato nel presentarvi insieme in questa vostra bella amicizia. Davvero, secondo me, l'immagine, come diceva prima Mattia e Alessandro Del Piero, del gruppo della Juventus, che è quello che sta facendo la differenza nell'affrontare questa stagione così complicata e particolare. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Un grande abbraccio a Szczęsny, al tuo gol, che primo con la maglia della Juve, insomma è un gol che vi dà la vittoria in una partita, insomma, che poteva essere ancora più complicata. Ti chiedo le tue emozioni, quello che hai dentro, e poi se hai una dedica particolare, insomma. Sì, emozioni, non so neanche come spiegarla a parole, è inspiegabile. La dedica va a mio nonno che è mancato a dicembre, alla mia ragazza che ci sono sempre stati. È un piccolo passo, è una partita durissima, è stata, loro sono veramente forti, i singoli davanti sono molto bravi, è un piccolo passettino, però ancora tutta aperta, quindi al ritorno andiamo là e sarà durissimo. Senti, detto che poi c'è stato il sollievo, no? Anche per le condizioni di Tech, di Szczęsny, insomma, che sta bene, importante. Insomma, la difesa ormai, soprattutto in Europa, avete preso soltanto un gol in 5 partite, molto collaudata, l'hai detto tu, anche oggi era molto complicato con la loro velocità. Sì. Insieme a Bremer, insieme a Danilo, ormai sei un trio perfetto. Lottiamo su ogni pallone, anche se oggi Perin ci ha salvato all'ultimo secondo, abbiamo rischiato veramente tantissimo, poteva cambiare tanto. È un rischio enorme, anche perché con l'Inter abbiamo di nuovo pareggiato la partita negli ultimi minuti, quindi oggi ci è andata bene, però non possiamo rischiare così tanto. Senti, quanto sei cresciuto? Perché insomma da fuori lo vediamo, ma tu, insomma, te ne rendi conto in campo? Danilo ha detto, insomma, quanto è bravo questo ragazzo che ha avuto pazienza, aspettato, arrivava dalla B, poi sappiamo la gavetta che hai fatto, insomma ti senti un giocatore molto cresciuto? Il salto è enorme, quindi ci va sicuramente un periodo di adattamento. E poi partita dopo partita è chiaro che più gioco, più prendo confidenza con tutto, anche fisicamente sto sempre meglio, quindi poi vabbè, i compagni mi mettono nelle condizioni migliori, quindi il merito va a loro e al mister sicuramente. Grazie, complimenti. Grazie.
Ben ritrovati nel mio canale, questo mio nuovo video post partita Juventus Sporting Lisbona 1-0. Sofferenza, mamma mia che sofferenza. Mi raccomando, iscrizione, campanella attiva, like, commenti, e mi raccomando iscrizione anche al gruppo WhatsApp tra i miei iscritti. Info le trovate tutte in descrizione. Allora, partita non bellissima, purtroppo è una costante non giocare benissimo, perlomeno insomma non avere sicuramente il pallino del gioco. Primi 10-15 minuti non male, nel senso che ci siamo fatti spesso vedere sulla tre quarti dello Sporting, abbiamo avuto anche una mezza occasione con un tiro di Chiesa e sinceramente sembrava che la partita stesse prendendo una buona lettura. Poi praticamente abbiamo spento completamente le ambizioni e abbiamo dato possibilità praticamente allo Sporting di arrivare quasi costantemente sulla nostra tre quarti. E hanno avuto anche loro una mezza occasione, niente di più, però poi alla fine dei conti praticamente ci hanno chiuso dietro, noi serrati dietro, file praticamente quasi vicine, centrocampo, difesa e anche attacco, e praticamente lo Sporting ripartiva, arrivava sulla tre quarti ma riusciva a fare qualcosa, poi noi ribattavamo e ripartivano, praticamente non si riusciva a uscire da questa situazione. Poi paura anche per Tech, perché ha avuto una sorta di malore, non lo so, una sorta di, insomma, un po' di tachicardia, poi probabilmente si è anche un po' spaventato, uscito in lacrime, ed è entrato Perin, che è stato poi, sarà poi protagonista in positivo ovviamente per le grandi parate che ha fatto nel secondo tempo e nel finale. Comunque, secondo tempo partito praticamente così come è finito il primo, con la Juventus praticamente tutta arroccata dietro, e sembrava che stesse per andare uno 0-0 scialbo. Fortunatamente in un'occasione, in una delle poche occasioni in cui la Juventus pian piano nella seconda metà del secondo tempo è riuscita magari a cominciare a farsi vedere, a cominciare un po' a pressare alto, anche perché spesso e volentieri noi ci andava a incaponire sulle palle corte, praticamente sulla palla non riuscivamo mai a cambiare gioco, stavamo lì sui primi 3-4 metri al massimo, ovviamente una volta pressati perdevamo palla. Locatelli ha sbagliato una marea infinita di palloni, anche passaggi semplicissimi, sinceramente non ci siamo proprio, così come Kostic mi preoccupa anche, perché se fino all'altro giorno una partita storta poteva andare, due magari l'accetti, la terza comincia a diventare un problema. Non so se è una questione di, forse ne ha giocate troppe, forse è un po' stanco, o magari insomma a questo punto facciamolo riposare e mettiamo Mariling sostanzialmente per fargli dare un po' per farlo insomma rifiatare un po', così come Di Maria anche lui non malissimo, però non bene come insomma ci ha abituato a fare. Si è rivisto Pogba per gli ultimi 5-10 minuti, insomma ha toccato se no 2-3 palloni, una importante in fase difensiva, però poi alla fine quello che è stato il marcatore è Gatti, che merita ampiamente questo gol per quello che ha fatto, per come si è dimostrato e per come è cresciuto. Io in una live con Lino e Leone Bianconero ho detto che ero diventato un gattaro, lo confermo, perché Gatti mi piace, sta crescendo partita dopo partita, sta sempre prendendo più fiducia nei suoi mezzi, e questo gol è una sorta di premio per tutto lo sforzo che ha profuso, così come Bremer non ha giocato male, anche lui in difesa si è visto abbastanza bene. Come dicevo appunto, Locatelli, Kostic e anche Di Maria non mi sono piaciuti, anche Milik insomma un po' faticato, Vlahovic è entrato negli ultimi 15-20 minuti, ha rimediato solo una munizione, niente di più, e basta. Praticamente poi alla fine, se non fosse stato per quel doppio intervento miracoloso di Perin, avremmo parlato di un pareggio, però poi alla fine insomma il calcio conta chi la butta dentro, l'abbiamo buttata dentro noi. E ripartiamo da questo 1-0, sicuramente servirà un po' più attenzione, sicuramente un po' più costruzione del gioco nel ritorno. Abbiamo due risultati su tre, quindi col pareggio e con la vittoria passiamo, però questo non ci deve assolutamente distogliere dal fatto che bisogna andare lì e fare la partita. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante, campanella attiva, like, commenti, iscrizione anche al gruppo WhatsApp tra i miei iscritti, info in descrizione. Detto questo, fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto,
Forza Juve.